Ciao a tutti, bentornati. Oggi sono qui nello studio virtuale. È il nostro secondo appuntamento. Questa settimana ne faremo tre con la Wellness Academy. Domenica ci sarà Jarno con un appuntamento sul sistema miofasciale, veramente molto 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 interessante. Oggi vi ho portato le mie nuove scarpe da corsa. Sono nuove, nuove, arrivate 2 giorni fa. Perché ho portato le scarpe da corsa? Perché parliamo di movimento oggi, di sport, di esercizi, nel mondo dell'operatore. E intanto volevo farvi vedere un po' le mie nuove scarpe da corsa. Io corro da un po' di anni. Adoro correre, anche se devo dire avere le scarpe nuove è una motivazione in più, cioè viene proprio voglia. Io non le ho usate fino ad oggi per farvele vedere linde linde. Sono importanti per correre le scarpe? Sì, sono abbastanza importanti, sì e no, nel senso che non serve scarpe costosissime, ma è importante avere scarpe da corsa che supportino il nostro corpo. Ma al di là di questo, allora pensavo per questa diretta di fare due parti un po' divise, unite ma divise come argomento. Cosa vuol dire? La prima parte vorrei proprio parlarvi dei benefici dello sport. Abbiamo solo 20 minuti, quindi non è che posso parlare per ore. Sono proprio lezioni che faccio alla scuola, alla nostra scuola. Mentre nella seconda parte parleremo proprio del movimento, delle posture del massaggiatore durante i trattamenti. Allora, giusto ieri stavo supportando Milena nella preparazione del convegno che ci sarà stasera alle 5 in diretta, convegno Salus sul mal di testa. Mi raccomando, seguitelo, condividetelo. Sono veramente occasioni per condividere e portare in giro un altro modo di vedere la salute. La stavo aiutando e stavo facendo un lavoro sulle endorfine. E ovunque e qualsiasi lavoro io trovassi, cercavo cose specifiche, però sempre finivo su come lo sport sia necessario, il movimento fisico sia necessario per aumentare il livello di endorfine nel nostro corpo. Le endorfine sono neurotrasmettitori responsabili del senso di benessere, di sazietà, lavorano sulla termoregolazione, hanno differenti e tanti tipi di utilizzi nel nostro corpo e sono fondamentali. Gli studi sulle endorfine sono ancora molto da approfondire perché in realtà poi ci sono patologie dove le endorfine sono a livelli altissimi, quindi come ogni cosa nel nostro corpo e in natura, nulla è solo bene o male, ma ci vuole sempre una regolazione, un equilibrio e quindi le endorfine sono necessarie, dobbiamo autoprodurle. Sono endorfine endogene, ma non possiamo eccedere. Ad esempio, vi faccio una piccola parentesi, i recettori dell'endorfine sono quelle sostanze che vengono coperte quando una persona fa uso di stupefacenti. E quindi la mia capacità di produrre endorfine endogene viene a mancare perché vengono prodotte dalla droga che io sto utilizzando. E quindi nel momento in cui manca la droga, il mio corpo che non le produce più e ha bisogno di un percorso per riprodurle, cosa succede? Va in crisi d'astinenza e richiede nuovamente la sostanza. Invece noi possiamo produrle. E questo è il motivo per cui anche lo sport può diventare quasi una necessità, diventa una droga. È chiaro che diventa una droga più positiva. Anche se in eccesso non lo è neanche quello, perché ormai i dati sono chiari, l'eccesso di sport invece è deleterio per il corpo. C'è una legge, quando insegniamo naturopatia, che spiega che
che l'utilizzo di una funzione la rende forte, fortifica la struttura, mentre il sovrautilizzo di questa funzione la indebolisce. Chi fa il calciatore professionista a 50 anni non può più giocare a pallone, perché la sua struttura è completamente debole, è fragile, è stata usurata dal troppo lavoro. La corsetta, io vi consiglio la corsa perché è quello che amo, ma chiaramente non è l'unico sport, ma basta poco. Basta una mezz'oretta al giorno, qualcosa di aerobico anche. Noi siamo fatti per fare movimento, non siamo fatti per stare seduti davanti al nostro al computer o ad altro. Siamo fatti per muoverci. E muoverci è indispensabile. È indispensabile per la salute nostra e delle persone che seguiamo nello studio. E quindi se io sono un operatore del massaggio, non posso non fare attività fisica. Devo fare attività fisica, non solo per la mia salute o per il mio fisico, ma per tutti i piani che mi compongono, sia per il mio piano emotivo che per il mio piano razionale, perché chi fa sport sa che dopo la corsa, per una serie di cascate endorfiniche e di altro, la mente è più serena, il piano emotivo è più sereno. Se io sono agitato e ho i pensieri che viaggiano tanto perché non sto riuscendo a elaborare una situazione, andare a correre è una manna, è come lasciare una diga che sta per straripare, che si sta per rompere, liberarla, se ne va e fluisce e aiuta a riniziare un libero pensiero più fluido. C'è una lezione che tengo alla scuola di naturopatia, Lumen, che abbiamo creato e si chiama Movimento Terapia Sistemica. Perché il nostro corpo e i movimenti del nostro corpo parlano di noi, creano un'energia, creano delle emozioni e dei pensieri. E quindi è indispensabile fare attività fisica per noi operatori. Fortifica il carattere, perché io quando non ho voglia di uscire esco lo stesso, perché mi motivo, so quanto bene mi fa. Innalzando la soglia del dolore, le endorfine fanno anche questo, quindi il movimento fisico fa questo, non innalzo solo la soglia del dolore fisico, ma innalzo la mia resilienza, la mia capacità di resistere allo stress. Più endorfine ho e costantemente, più il mio corpo sa reagire allo stress perché fanno l'effetto contrario sull'amigdala e quindi è come se riescono a spegnere la reazione da stress che io metto in atto durante la mia vita quando sono agitato. Però questo è un altro discorso, magari ne parleremo dello stress. Sentirò Alice cosa ne pensa. Se fate movimento, mettete nei commenti il vostro beneficio, quando lo sentite di più? Lo sentite di più nelle emozioni, lo sentite più nella testa o più nel fisico? Avete provato quando siete agitati o tesi o arrabbiati andare a scaricarvi? È fondamentale, perché quello mi permette di ripartire diversamente in un altro modo. E se non faccio attività fisica, non posso consigliare alle persone di fare attività fisica. Non riesco, proprio non riesco materialmente, cosa gli dico? Non posso, come faccio? Le accompagno, io questo faccio. In Lumen, adesso purtroppo siamo chiusi, ma facciamo anche percorsi per i soci, personalizzati, le persone vengono qui e per qualche tempo si fermano e cercano un supporto. Il movimento fisico è il primo. Iniziamo tutti i giorni, io ho avuto un ragazzo, 50 anni, che aveva forti problemi di dipendenze anche da psicofarmaci e non ha fatto niente per 25 anni, niente. Proprio vita da divano.
Dopo 6 mesi correva tutti i giorni 5-6 km e aveva il desiderio di farlo. Ha perso 30 kg, ha diminuito la quantità di farmaci, ha fatto un lavoro su di sé incredibile, ha fatto cose nuove che non aveva mai fatto. E la corsa e il movimento fisico è il primo tassello da mettere. Senza quello è difficilissimo creare movimento nel mio sistema. Il movimento fisico mi permette di creare movimento e quindi di trovare la forza di smuovere altre cose. E non finisce qui. Chiaramente per noi operatori è necessario essere in forma. Se io non sono in forma, prima avevo fatto le dirette sul massaggio ayurvedico che faccio a terra, se non sono in forma non ce la faccio. Cioè ho bisogno di essere in forma, di avere un corpo elastico, più o meno forte, non interessa, non dobbiamo sollevare le persone. E di sapere, conoscere il nostro corpo, sentirlo, percepirlo, e questo ci aiuta. Il movimento fisico ci aiuta a sentire le esigenze del nostro corpo. Quando devo massaggiare 8 ore di fila, magari. 7-8 ore di fila, fare massaggi intensi, forti. Ho bisogno di avere un corpo agile e in forma. E qui viene un po' la seconda parte, quella di cui vi voglio parlare. Quella del movimento e dell'utilizzo del mio corpo durante i trattamenti. È molto importante. Perché? Perché, come vi dicevo prima, i miei movimenti, le mie posture creano un'energia al mio interno. Quindi io posso cambiare energia cambiando postura durante il trattamento. Ve ne parlo così, adesso entro più nello specifico perché noi facciamo diversi tipi di trattamenti creati da noi. E nello specifico, quando faremo le puntate sul massaggio cromo-armonico, vi sarà ancora tutto molto più chiaro. Però è chiaro che se io ho bisogno di massaggiare, di fare un massaggio profondo a livello energetico, non ho una postura aperta in questo modo, ma dovrò e sarò aiutato da una postura più chiusa del mio corpo. È chiaro che se avete esperienza di massaggio, probabilmente questo vi è più chiaro. Ma potete provarlo anche a casa vostra. Se voi vi mettete chiusi, prendete le ginocchia e provate a iniziare ad ascoltare cosa succede, magari vi potete accorgere che in realtà state piano piano entrando dentro di voi. Se invece a un certo punto mi apro in questo modo e continuo ad aprirmi a fare dei bei respiri, vado verso l'esterno. E quindi la mia postura da operatore mi supporta a creare quello che io voglio passare alla persona. Durante il corso di movimento terapia sistemica, questo è proprio uno dei punti che elaboriamo. E quindi ognuno cerca di creare il proprio esercizio personale rispetto a quello che vuole produrre. Voglio produrre apertura. È chiaro che se vado in giro curvo e chiuso con la testa bassa, sarà dura. Se io ho una persona depressa, cosa devo fargli fare usando la postura? Devo cercare di fargli fare delle aperture. Gli consiglierò di aprire, lo dovrò aprire. Non solo io come operatore, ma anche la persona, se ce l'ho sul lettino ed è una persona chiusa e depressa, per aiutarlo, piano piano lo aprirò, perché questo aprire il corpo farà in modo che la sua cassa toracica, il suo piano emotivo, il mio piano emotivo, si apra. È fondamentale, c'è tutta una serie di attività utilizzando il fisico che io posso far fare alle persone per ottenere dei risultati di apertura, di chiusura, di stabilità, di equilibrio, cioè ce n'è veramente tantissime. L'unico limite che ci può essere è il nostro pensiero e la nostra creatività. Poi
Posso usare discipline, lo yoga, il qigong, attrezzi per appendermi, per fortificare le braccia, fortificare il torace e quindi aprirlo. Sono tantissime le cose che posso utilizzare. In primis, devo imparare a usare il mio corpo come operatore. Quando io avrò questa percezione di come modificando la mia postura durante il massaggio modifico la mia energia e quello quindi a cui passo, e quello che passo alla persona, scusate, e quello che passo alla persona. Questo è un passaggio molto importante. Chiaramente chi inizia a massaggiare, lo vedo chiaramente nei nostri studenti, non ha per niente questa percezione, anzi, chiaramente fa fatica, massaggia solo con le braccia, non utilizza il corpo, e fa dopo 50 minuti di massaggio. È stanco e ha mal di schiena. Invece è fondamentale imparare a usare tutto il corpo. E quindi io massaggio, non massaggio avanti e indietro così, ma se massaggio avanti e indietro con tutto il peso del mio corpo e lo sento, sento se sono fluido, percepisco se sono rigido, è fondamentale. È fondamentale sia per resistere a tanti massaggi, ma è fondamentale perché devo essere lì e ascoltare come mi sto muovendo. Se io ho bisogno che la persona sia fluida e mi sto muovendo con una rigidità incredibile, come può la persona attivare questa energia dentro di sé? Se invece ho bisogno che la persona prenda forza e rigidità, è chiaro che io dovrò avere una postura ben precisa e dei movimenti ben precisi durante il mio massaggio. Altrimenti non può funzionare. Parleremo anche di questo in diverso modo, chiaramente dal punto di vista ayurvedico. Il 30 giugno c'è il nostro videocorso che terrò io sul massaggio pitta testa, un massaggio particolarissimo che anche ieri mi hanno chiesto, che serve proprio a liberare i pensieri, la mente dal calore troppo eccessivo del pitta. Come vi avevo già detto, non sarà solo quello. Innanzitutto lo può fare chiunque. Non hai ancora massaggiato? Iscriviti, vuoi iniziare? Iscriviti perché è un massaggio che può fare chiunque, sarà in videocorso, quindi sarà molto più semplice che in lezione. E vedremo anche qualcosina al viso, vedremo qualcosa per il collo e le spalle, perché vi avevo già detto, il pitta si rigidisce molto. Quindi scrivete, informatevi, chiedete ad Alice. È un'occasione, visto che siamo lontani, vuoi iniziare a fare qualcosa, vuoi imparare qualcosa di più, vuoi farmi domande più specifiche anche su altri argomenti? Scrivi, facciamo, condividete con noi, condividi. Stasera alle 17, io ve lo ripeto perché è un appuntamento importantissimo, condividete anche con i vostri amici, cercatelo sulla nostra pagina Facebook, l'appuntamento Salus sul mal di testa. Quante persone soffrono di mal di testa? Quante persone abbiamo visto qui dove veramente basta poco per fare un lavoro sensato, diverso, di riequilibrio, che cambia la vita a chi soffre di mal di testa cronico? Completamente. Movimento fisico fondamentale. Come faccio io a scaricare il calore? Possiamo parlare con tutti i principi, dalla medicina cinese a quella ayurvedica, alla fisiologia del nostro corpo, quindi dal punto di vista più medico-scientifico. Nessuno mai potrà negare quanto l'esercizio fisico sia fondamentale. E per noi, operatori, basilare, fondamentale. Trovate quello che vi piace. Imparate a motivarvi, perché lo dovrete fare anche nel lavoro. Dovrò essere capace di distanziarmi, il movimento fisico mi aiuta quando io magari entro nello studio o quel giorno che sono agitato perché ho i fatti miei e non riesco ad allontanarmi da quel pensiero, cosa faccio? Vado a correre. Vado a correre, questa cosa mi aiuta a ritrovare pace e serenità. Entro nel mio studio sereno e pronto per donarmi all'altra persona. Trovate quello che vi piace. Dovrete comunque sforzarvi, portate avanti.
E se vi ho incuriosito con questa cosa dei movimenti, delle posture, continuate a seguire le nostre dirette e provate anche a chiamare e a chiedere: ma cos'è questa movimento terapia sistemica? Perché è molto interessante per noi operatori, molto. Ci vediamo alle 17, spero di vedervi connessi a Salus sulla nostra pagina. È stato molto interessante, potremmo approfondire veramente tantissimo sul movimento. Potremmo farci una giornata intera. Magari un giorno. Ci vediamo per il massaggio cromo armonico.